La misurazione della temperatura, il fatto che non ci sia l'aggregazione dei genitori, quindi una sola persona fuori dai cancelli, il fatto che ci sia la stessa persona che accompagna e va poi a prendere il bambino, il cambio delle scarpe quando si arriva e poi quando si esce, cioè stiamo studiando insomma dei protocolli di questo tipo. Queste alcune delle misure di sicurezza che si stanno prospettando per le scuole materne del Veneto, in larga parte pronte a riaprire le loro porte con la ripartenza delle attività produttive e commerciali, una fase 2 quindi che coinvolgerà sia nidi che asili dagli 0 ai 6 anni. Questo almeno l'obiettivo della regione dopo aver incontrato tutti gli attori del sistema. L'obiettivo è sicuramente di cercare di allinearli rispetto alle aperture, poi sarà un giorno in più, un giorno in meno, insomma, adesso valuteremo. La tabella di marcia è serrata con la regione che attende entro lunedì le osservazioni degli operatori, ma a guardare a Venezia sono anche gli uffici romani. So che anche, questo ci è stato detto ieri da parte dell'ufficio scolastico, anche a livello nazionale hanno fatto un gruppo di lavoro e stanno discutendo. Quindi la nostra esperienza e anche il nostro apporto potrebbe essere molto utile, potremo anche partire in maniera sperimentale. Adesso valuteremo anche da cosa arriverà. Dal canto loro, diverse scuole hanno dato disponibilità per tenere aperto anche ad agosto. Di certo la riapertura ha diversi significati, non solo dal punto di vista didattico. Non è solo una questione di problema legato all'apertura, ma sta diventando, e questo ce lo dicono anche gli esperti, un problema sociale, psicologico. Ci sono bambini che stanno diventando molto aggressivi a rimanere a casa, ci sono bambini che sono anche in remissione rispetto appunto a un tempo che hanno, diciamo così, perso e non si sono confrontati, relazionati con gli altri bambini.